Buongiorno, nel video di oggi vi faccio vedere alcuni acquisti fatti da Tiger. Sono acquisti che abbiamo fatto con Marco nel periodo in cui eravamo ancora a riposo dopo il matrimonio, quindi tornati dal viaggio di nozze. Abbiamo avuto un giorno, se non erro, prima di ritornare al lavoro e abbiamo fatto un pochino di spese. Dall'idea che ho già messo il video online, lo trovate qui, e siamo appunto andati anche da Tiger, quindi vi faccio vedere. Sinceramente, ormai sono passati quasi 10 giorni e no, più di 10 giorni, e io non ricordo cosa ci sia in questa busta. Iniziamo. Allora, Forza 4. Questo non lo ricordo. Abbiamo comprato Forza 4 perché volevamo giocarci, fondamentalmente ci volevamo giocare e costava poco perché comunque da Tiger non costano tanto le cose e quindi abbiamo comprato Forza 4. Ok. Poi, questa è sicuramente una decorazione per l'albero di Natale. Un unicorno glitteroso, biluccicoso, eccolo qui. Una cosa molto fine e delicata che praticamente è il mio stile per l'albero di Natale e quindi l'ho comprata, sto prendendo brillantini ovunque. E Christmas decoration, Jewel Pink. Poi, bigliettini per i regali, per i regali di Natale, che fanno sempre comodo. Un'agendina del 2019 perché appunto ancora non l'avevo acquistata. Questa è un'agendina giornaliera perché io le preferisco così, quindi agendina. Questi contuffioc che in realtà servono per il make-up. Sostanzialmente hanno all'interno di questo tubicino hanno lo struccante, si rompe la parte sotto e lo struccante va nella parte bianca e quindi poi uno si può struccare. Questo magari può servire, penso, quando uno esce, magari si sbava un pochino il trucco, rompe uno di questi e se lo va a correggere. Molto carino. Poi, un altro prodotto che ho comprato è un bicchiere graduato che ha diverse scale. Ha le scale per lo zucchero, per il riso, per i liquidi, per i decilitri. DL dovrebbero essere decilitri, le tazze americane e inglesi e pure per la farina. È comodo perché comunque avendo diverse scale con questo comunque ho più prodotti in uno. Allora, poi, opla. Questo qui, allora, questo è praticamente una spazzolina per togliere i peli che però si riduce in questa dimensione e quindi la posso comunque portare in borsa senza avere impicci eccessivi. Una penna da utilizzare per l'agendina. Un'altra penna, sia mai che quell'altra finisce. Un'ultima cosa che ho acquistato è l'agenda settimanale, appunto è fatta così all'interno, e la utilizzerò per gestire il canale, quindi ci metterò il video che voglio fare, quando magari penso di fare un video, quando penso di fare un altro, e anche le idee magari per dei video, e la terrò qui sulla mia postazione, magari sotto la scatola. E basta, praticamente questo è tutto quello che ho comprato da Tiger con Marco e spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete dei commenti sui prodotti, dei suggerimenti su prodotti che possono secondo voi piacermi, fatemelo sapere e suggeritemi magari qualche altra catena particolare dove andare a vedere cose particolari, cose strane. Vi ricordo Instagram dove potete seguirmi per vedere quello che faccio, quello che non faccio, è aggiornato praticamente quasi quotidianamente, quindi molto di più rispetto a YouTube, molto di più rispetto a Facebook, alla pagina proprio dedicata al canale, quindi iscrivetevi a Instagram, mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando, e mettete un like a questo video e iscrivetevi al canale. Detto questo, un saluto, ciao!